Bentornati nel mio canale, oggi facciamo una focaccia con il licoli, lievito madre in coltura liquida. Come sapete io ho sia il lievito solido che quello liquido. Una volta raddoppiato il licoli si usa come quello solido. Per questa ricetta ne userò 80 grammi, aggiungo 270 g di acqua e sciolgo il tutto e aggiungo un cucchiaino di zucchero. Fate tutto con il cucchiaio, non vi sporcherete neanche le mani. Aggiungete 400 g di farina zero e altri 30 g di acqua. Aggiungiamo un cucchiaio di olio d'oliva e due cucchiaini di sale. Come vedete, l'impasto è molto idratato. Mettiamo la pellicola e facciamo riposare. Ogni tanto ricordatevi di fare qualche piga in ciotola con le mani unte di olio. Guardate che bolle! Ora sistemiamo nella teglia con alla base dell'olio d'oliva. Queste sono pentole in ferro, non è arrugginita. Facciamo pieghe con le mani di olio e copriamo e facciamo riposare per un'ora. Purtroppo dobbiamo procedere a step se vogliamo un ottimo risultato. Dopo un'ora togliamo la pellicola e stendiamo con i polpastrelli delicatamente l'impasto, ricopriamo e facciamo riposare per un'altra ora. Ora rischiacciamo con i polpastrelli di olio e mettiamo polpa di pomodoro. Mettiamo origano e sale e facciamo riposare in teglia per un'altra ora. Prima di infornare mettiamo un giro d'olio. Inforniamo in forno già caldo a 200 gradi ventilato per 15-20 minuti. A metà cottura aggiungiamo della scamorza tritata.
Eccola qui pronta, morbidissima e buonissima. Presto arriveranno altre ricette con i licoli. Ricordate, il licoli si conserva in frigo anche per un mese. Ha una maggiore gestione ed è raro che diventa acido. Ovviamente va rinfrescato prima di essere usato. Noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!